Dunque, come avrei letto, Stellantis, sì, proprio quella che vuole portare la produzione, che ne so, in Serbia o in altri posti dove costa di meno il lavoro, ha approvato il maxi stipendio dell'amministratore delegato Carlos Tavares, 36.500.000 per l'anno scorso, e probabilmente in quest'anno aumenterà ancora. Dunque, il suo stipendio mensile equivale a 2.000 salari minimi francesi, per dire. Ecco, che si può dire di uno che viene pagato perché poi riesce a licenziare gli operai e guadagna come 2.000-2.500 operai specializzati in Italia? Che si può dire, Savino? Non credo si possa dire qualcosa di buono. In generale, gli stipendi degli amministratori delegati sono in aumento vertigistico e vertiginoso. Tutte le statistiche riportano questa tendenza, che denota peraltro anche una certa immoralità. Io la vedo in questo modo: i vertici delle aziende hanno sempre guadagnato molto di più degli impiegati, questo storicamente, e degli operai, ma questa tendenza è andata con il tempo aumentando in maniera spaventosa e dimostra come fondamentalmente il modello capitalistico, non soltanto italiano, direi europeo, nonostante l'Europa vanti di essere il luogo dove si tiene in considerazione chi è più fragile e chi è più debole, in realtà vada ad avvantaggiare sempre di più chi ha tanto e chi è ricco, e sempre meno chi è più fragile. Peraltro, molto spesso gli amministratori delegati, questo è un caso, ma si potrebbero fare tanti altri esempi, vengono premiati laddove appunto i lavoratori vengono licenziati, laddove le lavorazioni vengono esternalizzate, laddove ci sono appalti e subappalti, perché oggi il risparmio sul costo del lavoro e conseguentemente la macelleria sociale in realtà sono diventati una vera e propria voce di business, una voce da mettere a bilancio, cioè più questi tagliano, più impoveriscono la loro forza lavoro, più raggiungono gli obiettivi che la proprietà... ma poi chi le vendono le auto? Questa è una cosa incredibile, perché in realtà nel vecchio circuito virtuoso, no, della vecchia Fiat di Agnelli, poi i principali acquirenti della produzione erano gli stessi operai che all'epoca se la potevano permettere l'auto, no? Tu licenziali, riduci lo stipendio, perché succede anche questo in Italia, oppure delocalizza le produzioni e poi le auto non se le comprano manco più, poi soprattutto quando stiamo parlando di auto di fascia medio-bassa, insomma, anche dal punto di vista economico è sbagliato, ma è sbagliato anche perché non ci incazziamo abbastanza. Cioè, in Francia, per esempio, si sono incazzati e stanno facendo... Da noi niente, cioè niente. Questo arriva, parla con i governi, qualunque sia il governo, e ottiene quello che deve ottenere, e nessuno gli dice: guarda che guadagni quanto 2.000 operai, non rompere i coglioni, scusami, con il licenziamento di 1.000-1.500 operai, la delocalizzazione di un impianto, bisognerebbe dirglielo o no? Io credo che se noi avessimo un sistema di informazione seria, perché poi il problema è nell'informazione, l'informazione è la spina dorsale dell'opinione pubblica ed è fondamentale perché ci sia una coscienza consapevole, una coscienza collettiva consapevole. Draghi recentemente ha dichiarato, incaricato peraltro di elaborare questo documento dalla Commissione europea, ha dichiarato che il problema della nostra economia europea è che ha fondamentalmente indebolito la domanda interna, ha indebolito i salari, però l'ipocrisia di un'affermazione di questo genere è palese laddove, se andate a leggere quella famosissima lettera del 2011 firmata da Draghi e Trichet, ve la andate a leggere perché è ancora disponibile su tanti siti internet e su tanti giornali. Con quella lettera Draghi chiedeva all'Italia di allora di abbattere i salari, di abbattere le pensioni, di licenziare facilmente lavoratrici e lavoratori, di semplificare, di indebolire la contrattazione collettiva, che nel nostro paese è sempre stato un baluardo di tutela dei diritti. E oggi lo stesso Draghi, incensato da tutti i giornali,
da tutti i telegiornali, viene quasi descritto come un socialista keynesiano. Questa è una roba che qualsiasi opinione pubblica seria, qualsiasi dibattito pubblico serio avrebbe evidenziato una contraddizione pazzesca che chiunque avrebbe notato ed evidenziato. Invece in Italia non se ne parla, anzi si sottolinea come Mario Draghi sia l'erudito, il salvatore prima dell'Italia, adesso dell'Europa. Io trovo tutto questo profondamente avvilente nel dibattito pubblico. Sì, ma c'è pure de peggio, ecco, questa è la cosa incredibile, che c'è pure de peggio. C'è gente comunque che approva i tagli, che approva le delocalizzazioni e neanche prova a fare un discorso, per quanto non conseguente, come hai giustamente ricordato te. Su questo permettimi di aggiungere un'altra cosa. Due sere fa Pierluigi Bersani dalla Gruber ha dichiarato che il Partito Democratico, criticando il governo Meloni, che il Partito Democratico non ha mai tagliato allo Stato sociale, non ha mai tagliato alla sanità. Dal 2011 in poi, nei 10 anni successivi, e al governo c'è praticamente sempre stato il Partito Democratico, la nostra sanità ha subito 40 miliardi di tagli. E questo va in televisione dalla Gruber e è presentato come esponente storico della sinistra, perché così viene presentato in quella trasmissione, va lì a dire: noi lo Stato sociale non l'abbiamo tagliato, noi la sanità non l'abbiamo tagliata. Praticamente questa, la Meloni sta al governo da quanto? Da un anno e qualcosa, e la sanità è ai piedi di Cristo per colpa sua. Trovo veramente, ripeto, nessuno che lì gli abbia detto: ma che cavolo stai dicendo, ma cosa dici, avete tagliato 40 miliardi alla sanità pubblica. Nessuno dice niente, addirittura ha detto, dimostrando di credersi di sinistra ma in realtà di essere un liberista, che lo Stato deve intervenire solo dove il mercato fallisce, quindi priorità al mercato piuttosto che allo Stato, come se il mercato si preoccupasse dei diritti sociali e dei poveracci. È un qualcosa veramente deprimente, ripeto, nel dibattito pubblico, perché nessuno lì, nell'informazione pubblica, nessuno lì gli diceva: ma lei si rende conto che stasera sta sbalvolando oppure sta mentendo deliberatamente? Perché si dice di sinistra, questa è la cosa divertente. La cosa divertente è che, per esempio, una branca di Stellantis ha in mano i giornali d'opposizione italiani, no, al momento, no? Quindi è chiaro che nessuno su Repubblica scriverà mai che è scandaloso che l'amministratore delegato di Stellantis guadagni quanto 2.000-2.500 operai e poi chieda la delocalizzazione perché gli operai costano troppo, oppure chieda direttamente licenziamenti. Perché lo dovrebbe chiedere se la proprietà è la stessa, no? Quindi... E difatti parlano di fascismo dalla mattina alla sera, non riescono a trovare un altro argomento serio per fare opposizione a questo governo. Ce ne sarebbero tanti di argomenti seri, perché questo è un governo che dal punto di vista della politica economica è in perfetta continuità con i governi che l'hanno preceduto, a partire dal governo Draghi. Quindi se tu volessi fare opposizione a questo governo sui temi economici, la potresti fare alla grande, però questi devono parlare del fascismo. Sì, perché se devi parlare di temi che facevano parte del repertorio della sinistra quando esisteva una classe operaia, eccetera, eccetera, dovresti parlare contro la tua proprietà, e quindi chiaramente non ne puoi parlare. E contro le scelte che hai compiuto negli ultimi 10 anni, perché ricordiamo, il Partito Democratico è sempre stato al governo. C'è il Jobs Act in questo paese, che è la riforma che più di ogni altra ha precarizzato il mondo del lavoro, l'ha realizzata il Partito Democratico ed è alla base del crollo dei salari, e oggi questi ci vengono a dire che tutelano il lavoro, che sono per il salario minimo legale. È tutta una contraddizione spaventosa che fa perdere di credibilità in generale la politica, una politica che di credibilità ne ha già veramente pochissima. La buona scuola l'hanno fatta loro, che quella che porta i ragazzi a morire di alternanza scuola-lavoro è una riforma firmata dal Partito Democratico, e oggi questi ci vengono a dire di essere per lo Stato sociale. E tutti quelli che firmavano quelle riforme, io l'ho detto centinaia di volte, ma colgo l'occasione per dirlo ancora una volta, sono ancora lì e siedono negli stessi banchi di Elie Schlein, sono ancora tutti lì accanto a lei. Questa non ha rivoluzionato proprio niente. Oh, Sabino, in bocca al lupo per il tuo libro, molto interessante, lupo, che è stato notato anche da chi notava il piedone, vedi, questa è una cosa. Sì, una pubblicità un po' feticista. Ma che feticista, vi ho fatto vedere il piede perché era sexy, era tutto bacuccato, quindi figurati. Il salario minimo non vi salverà, Savino Balzano, in bocca al lupo, Fazzi Editore. Ciao, grazie.